sono Alexi, della Ludoteca per Bambini Ciao Tata. Oggi vi insegnerò come si fa un vestito della principessa per le bambine con il tulle. Per fare questo costume ci occorre del tulle, delle forbici che ci serviranno per tagliare, dei nastri o spaghi, come volete, e tanta fantasia. Per prima cosa dobbiamo prendere un pezzo di nastro. Io adesso, per abbellire un po', ne prendo di due colori, di più o meno un metro. Per una questione di comodità potremo unire i nastri e fare un nodo all'inizio e uno alla fine. Una volta pronto il nastro, lo mettiamo da parte e ci dedichiamo al tulle. Oggi ho scelto due colori di tulle: il tulle grigio e il tulle giallo. Adoperiamo prima il tulle grigio. Lo apriamo e cominciamo a tagliare a strisce. Dovete considerare che più strisce ha il costume, diventa più voluminoso. Alle bambine piace molto il vestito voluminoso. Poi prendiamo il tulle giallo. Ci sono diversi tipi di tulle. Oggi io ho scelto uno glitterato. Tagliamo sempre a strisce. Questo è un lavoro molto semplice e potete essere aiutate anche dalle vostre bambine. Una volta che abbiamo tutte le strisce pronte, prendiamo il nostro filo che ci servirà come cintura del vestito. Per facilitare il lavoro vi consiglierei di prendere un po' di scotch e fissarlo al tavolo. Per una questione di comodità spostiamo un po' il nostro tulle, tanto è già tagliato ed è pronto, e lavoriamo solo con il nastro, prendendo uno ad uno i nostri nastri e li facciamo dei nodi. Potete fare qualsiasi tipo di nodo. Io, per una questione di sicurezza, prendo il nastro a metà, infilo le altre due punte, che così, se le principesse ballerine devono ballare, non scappano. Potete aggiungere il tulle anche dove già l'avete messo, con dei nodi semplici. L'effetto sarà questo. Potete utilizzare tutti i colori che volete, per la principessa normale, per una principessa gattina o per qualsiasi altra occasione. Il tulle fa sempre principessa.